Signore e signori, buonasera. Chi vi parla è Claudio Saltarella, vi parla da Cassino, dall'alta terra di lavoro. E oggi, questa sera, staremo insieme per parlare di storia, il nostro classico appuntamento del venerdì. Ma questa volta parleremo di un personaggio molto, molto particolare, veramente importante, poco conosciuto ai più, anzi, io devo dire che non lo conoscevo fino a quando non ho letto dei libri che mi sono stati donati da una persona che vedrete nel video di seguito. Mentre si celebrava la messa, io pensavo alla mia famiglia, alla famiglia di mia madre e di Matteo, una famiglia appunto cattolica, e pensavo, chi lo sa, che magari la testimonianza di questo avo, che era procuratore del Santissimo Sacramento all'epoca, e poi dopo, insomma, che la famiglia comunque ha avuto delle vocazioni e tutto, in qualche modo non si sia trasmessa anche su tutti quanti noi, e con l'augurio che magari un domani anche noi, proprio come familiari, ci possiamo riunire qui davanti, e proprio con questo pensiero, cioè della testimonianza cattolica che è stata data, è un piccolo martirio, perché Domenico aveva 45 anni quando fu fucilato qui, aveva 7 figli, il più grande aveva 18 anni, la più piccola 3 mesi, era un padre di famiglia. Un padre di famiglia che recitava il rosario tutte le sere, come facevano anche mia nonna, e poi quando è stata per me un'emozione, ora rispetto già l'anno scorso, anche in quest'anno, prendere il cuscino, e ringrazio l'associazione di entità di Alta Terra di Lavoro che ha dato questa opportunità, l'amministrazione comunale di Scurcola, e pensavo ai miei prozii che ne parlavano quando ero bambino, quando ero ragazzo, di questo avvenimento e di questo avo. Quindi, grazie, e ringraziamo anche per essere nati cristiani, per essere nati cattolici, per essere nati in questo mondo portato all'accoglienza e al perdono e all'amore verso l'altro. Grazie. Avete visto Luciano Salvatore Bonventre? Ormai ormai è diventato di casa nella nostra associazione e nei nostri programmi, perché l'abbiamo conosciuto soprattutto per, innanzitutto l'abbiamo conosciuto per il comitato Pro Pulcinella Patrimonio dell'UNESCO, ma poi da lì abbiamo saputo che lui è molto legato ai fatti di Scurgola Marsicana ed è molto legato alle insorgenze sia del 99 e del 1860, poiché lui è di Pescorocchiano, nel Cicolano. Ciao Luciano, come stai? Ciao Claudio, buonasera a te, grazie per avermi invitato a parlare di nuovo della nostra storia e un saluto a tutti gli amici dell'associazione Identitari Alta Terra di Lavoro. Ormai possiamo dire un saluto a tutti, perché con le nostre trasmissioni siamo arrivati in Belgio, in Francia, in Inghilterra, in America, ci vedono un po' da tutte le parti. E stiamo avendo un riscontro importante, sia in termini numerici, ma soprattutto di qualità. Ma questo anche grazie soprattutto all'apporto di voi relatori e voi studiosi, che ci state arricchendo in maniera incredibile quando si parla della nostra storia. La nostra storia che ho questa sera arriverà a parlare di un personaggio che io personalmente non conoscevo, ma ti posso garantire non conosceva nessuno. Ho chiesto a tantissimi insorgenti napoletani come me, non a meno che ho domandato io, non nessuno lo conosceva. Parliamo di Emidio Antonini, l'ultimo ambasciatore del Regno di Napoli, Regno delle Due Sicilie, un fedelissimo di Ferdinando II, ed è una figura estremamente importante, è stato uno dei forse dei più grossi ambasciatori italici, per non dire napoletano, ma soprattutto in Europa era stimato e rispettato, ed era del Cicolano. Vuoi cominciarci a parlare di questo personaggio? Sì, mi fa piacere perché l'ambasciatore Antonini è l'unico personaggio del Cicolano, che è questa regione geografica posta all'epoca in Abruzzo, in provincia dell'Aquila ed oggi in provincia di Rieti, al confine tra Lazio e Abruzzo. L'unico personaggio appunto originario del Cicolano, il cui nome è inserito nel dizionario biografico degli italiani. Quindi già questo dà l'idea della rilevanza nazionale del personaggio, che per 30 anni fu il rappresentante di punta della diplomazia napoletana in Europa.
Emilio Antonini era appunto originario di questa, degli Antonini, una famiglia nobile del Cigolano, e che già aveva nel 1799 contrastato con forza l'avanzata francese. Il padre era tesoriere provinciale dell'Aquila e si era, non aveva consegnato ai francesi la cassa della tesoreria aquilana nel 1799, imitato in questo dal figlio, che poi pochi mesi dopo si diede da fare per arruolare appunto le milizie, le realiste Insorgenti, che combatterono contro, insorgenti che combatterono contro i francesi e li sconfissero anche appunto nella famosa battaglia di Antrotoco Burghetto. Raimondo Antonini era il fratello dell'ambasciatore Emilio e fu uno dei protagonisti dell'armata di Salomone in Abruzzo, uno dei capi. E conseguentemente gli Antonini rimasero impegnati nel ramo finanziario e appunto Emilio cominciò la sua carriera nel decennio murrettiano come percettore delle imposte in un piccolo comune della provincia dell'Aquila, se non che il fratello, un altro fratello, Giuseppe, che invece aveva ereditato in qualche modo il ruolo di tesoriere provinciale, nel 1811 fu accusato di malversazione e scappò dall'Aquila. Però dietro questo caso c'è un mistero, perché che cosa succede? All'indomani della Restaurazione nel 1816, tutti i fratelli Antonini, poi ce n'erano anche altri tre, vennero ascritti d'ufficio dal Papa nel Patriziato Romano. Il Patriziato Romano, essere iscritti al Patriziato Romano significava entrare direttamente nel goda dell'aristocrazia europea. Essere patrizio romano significa avere La massima espressione del sangue blu, sì, dell'aristocrazia. della nobiltà generosa e tutto. Allora Aspetta bisogna domandarsi come mai una famiglia di... un attimo, Luciano, bisogna dire ai nostri spettatori che il patriziato romano nasce ai tempi di Romolo e Prego? Remo. Nasce ai tempi di Romolo e Remo, Ah, certo, sì, appunto per questo, perché... nasce ai tempi del ratto delle Sabine, il patriziato romano. Stiamo parlando della prima figura nobile a livello europeo. Sì, beh, appunto perché chiaramente Roma, essendo la città dell'impero, il patriziato, appunto, essere patrizi di qualsiasi città comportava la nobiltà generosa, ma poi in particolare di Roma, anche perché tutte le famiglie patriziali romane erano quelli che avevano dato i cardinali, i papi, insomma, per tutto, per 1000 anni e più. E quindi c'è da chiedersi come mai una famiglia della tutto sommato piccola nobiltà provinciale abruzzese venisse ascritta d'ufficio dal Papa nel Patriziato Romano, appunto, perché di fatto non aveva neanche i quattro quarti di nobiltà. La madre degli Antonini era di una famiglia facoltosa dell'Aquila, di una famiglia di medici, di professionisti. E probabilmente c'è la possibilità che i fondi della tesoreria provinciale aquilana, che appunto Giuseppe Antonini aveva in qualche modo occultato ai francesi durante il decennio murattiano, fossero poi andati a Roma e avessero in qualche modo finanziato anche la causa legittimista, perché e quindi indirettamente questo riconoscimento al patriziato è una prima prova della scelta di campo che avevano fatto i fratelli Antonini di militare nel campo appunto di coloro che credevano nel trono e nell'altare durante il periodo della Restaurazione. Successivamente Emilio, proprio perché c'era stato questo episodio poco simpatico, lascia il ramo finanziario e nel periodo della Restaurazione entra nella diplomazia napoletana e subito lo fa con successo. E viene inviato in Prussia, viene inviato in Spagna e partecipa anche a combattere a favore del carlismo negli anni 30 del XIX secolo. E poi diventa molto intrinseco con Ferdinando II, re delle Due Sicilie. Ora,
Adesso non si conosce, ma se voi leggete i principali testi che parlano del regno delle due Sicilie, cioè Acton De Cesare, le opere di Vesivo. Saladino, di Ruggero Moscati, tutti quanti parlano e raccontano dell'ambasciatore Emilio Antonini. E sempre De Cesare Anche pubblica, anche adesivo, eh. Desivo, De Cesare pubblica il diario di Emilio Antonini. Che gli era stato segnalato dalla nipote, e nel diario racconta appunto di una permanenza nella reggia di Caserta insieme con Ferdinando II, re delle due Sicilie, durante la quale i due decisero insieme, mangiavano insieme, pranzavano, cenavano, insomma, veramente praticamente erano degli amici, in cui decidono insieme la linea d'attuazione internazionale rispetto a Napoleone III. E difatti il regno delle due Sicilie fu il primo stato europeo, proprio grazie all'agire dell'ambasciatore Antonini, a riconoscere Napoleone III quale imperatore dei francesi nel 1849, nel 1852, scusate. E Mi quindi verrebbe fu. da dire meno male. Sì, infatti, e quindi fu una scelta lungimirante perché anticipò i tempi e che guadagnò a Antonini i favori di Napoleone III, per cui nel decennio molto delicato tra la prima e la seconda guerra di indipendenza, Ferdinando II poteva avere diciamo un osservatore privilegiato, un diplomatico sicuramente attento a tutto quello che accadeva a Parigi, che all'epoca era probabilmente insieme a Londra la capitale d'Europa, insomma, ma forse Erano tre le tre. capitali d'Europa, Londra, Parigi e Napoli. Sì, Senti, certo. scusami un attimo, perdonami, ma così, innanzitutto, perché ti faccio questa domanda, ma ti voglio far dire quello che sei. Tu, in effetti, tu sei responsabile dell'archivio dove lavori. Ecco come mai sei uno studioso così raffinato. Di ai nostri spettatori qual è il tuo ruolo professionale. Sì, no, di professione sono archivista storico di una congregazione religiosa, però la mia passione è specialmente per il territorio del Cicolano, appunto, come voi, Perfetto. appunto, identitario in questo caso del Cicolano, e ho studiato la famiglia Antonini con attenzione perché, appunto, essendo la principale del nostro territorio e perché ci sono ancora le vestigie, insomma, delle memorie di questa famiglia, le chiese, i palazzi, gli stemmi. Poi di questo ne parliamo dopo. Ti ho fatto questa Sì. domanda per far capire che a quei tempi un ambasciatore a livello Antonini era al pari di un ministro degli esteri o faceva anche funzione di ministro degli esteri? Beh, diciamo che era al pari del ministro degli esteri, senz'altro per il peso che aveva. Appunto, il diario che abbiamo citato ne è una dimostrazione, nel E senso che quindi. lui rimase. Perché i ministri degli esteri cambiavano alla fine nel corso degli anni, mentre invece lui rimase per 10 anni ambasciatore in Francia e quindi condivideva la linea di neutralità che aveva scelto di imboccare e di mantenere Ferdinando II e diciamo era il principale suo collaboratore nel campo della politica internazionale, questo senz'altro, insomma. Chiaro che Ferdinando II aveva una visione assolutistica dell'agire, quindi decideva lui, però il principale collaboratore in campo internazionale è stato Antonini. Ah, questo è importante. E lui proprio di dove era? In che posto del Cicolano? La frazione della famiglia è Pace di Pescorocchiano, è un Ah. piccolo paesino. Lui era nato all'Aquila perché il padre era tesoriere provinciale, però la famiglia era a Pace di Pescorocchiano. Vabbè, quindi ti ho fatto Baroni di questa domanda. Grotti e Torano, poi. Baroni di Grotti e Torano, che è un altro paesino, ma quello era il titolo che erano diventati feudatari alla fine dell'Ansia Regime. Però la famiglia era proprio storicamente di Pace. Ti ho interrotto per far C'è tuttora il palazzo. capire lo spessore
di Antonini e anche il tuo di spessore, cioè quando parla Luciano parla di uno storico, di un archivista storico importante, quindi quello che dice è un peso e soprattutto ci dice veramente quello che dici tu su Antonini ha un peso rilevante. Sì, Siete il no. personaggio, siete. Quindi puoi, ti ho interrotto, ma puoi continuare su quella. Era doveroso che facessi questa Sì, puntualizzazione. questo studio è stato pubblicato nel 2015 in un libro che si chiama I luoghi del risorgimento del comune di Pescoroppiano, dove abbiamo presentato da una parte la storia della famiglia Antonini, che rimase fedele fino all'ultimo al regime borbonico, e dall'altra la famiglia, un'altra famiglia che fu invece. Sposò la causa risorgimentale, insomma, questo per raccontare la storia del territorio. Però, e quindi si chiama I luoghi del risorgimento, però questa parte invece dedicata agli Antonini, dato che questa pubblicazione è esaurita, spero di poterne fare, insomma, un opuscolo, ad hoc, ecco, per raccontare la storia di questa famiglia e dell'ambasciatore Antonini in particolare. E quindi questi autori che abbiamo citato prima raccontano anche della sua abilità nell'accattivarsi, Napoleone III, nei trucchi, negli abili trucchi e simpatici che utilizzava per venire a conoscenza delle informazioni ed anche appunto per mantenere lo status quo. E di una politica di pace sostanzialmente, quale quella alla fine che aveva impostato Ferdinando II, che rileggendolo con gli occhi di oggi, di quanto sta accadendo anche attualmente, insomma, non sarebbe male se tutti quanti seguissero una politica come quella ferdinandea sullo scenario internazionale, e che fu in qualche modo l'equilibrio fu rotto, come sappiamo, poi invece dalla velleità espansionista di Casa Savoia, insomma. Ma più che verità espansionista di Casa Savoia, dal disegno imperialista dell'Inghilterra, del disegno provinciale, ma non a livello degli inglesi di Napoleone III, voleva fare annettersi l'Italia centro del nord per fare una Francia più allargata, ma soprattutto fu grazie alla visione imperialistica degli inglesi che i Sì. Savoia si sono trovati in questo paese. E dimmi una cosa. E mano a mano ti faccio queste domande, ma qui tu mi dici di neutralità, no? Sì, d'altronde lì c'era pure la Santa Alleanza a seguito del congresso di Vienna con Austria, Russia e Prussia, credo. Quindi loro avevano un'alleanza, Regno di Sicilia aveva un'alleanza strategica in Europa, pur mantenendo una neutralità. O sto dicendo una fesseria? Sì, no, quello però era stato il nonno di Ferdinando II, cioè Sì, Ferdinando certo. I, Però era che rimasta però. all'indomani della. Sì, chiaro, apparteneva a quello schieramento di politica internazionale, sì, però lui tra l'Austria e la Francia, per esempio, cercava la neutralità, questo, in questo senso, e per questo fu importante poi l'avvicinamento attraverso l'ambasciatore Antonini a Napoleone III, cioè sullo scenario internazionale, Francia, Impero Austro-Ungarico dall'altra, Prussia, Russia. che c'era intorno negli anni intorno al 1850-55, Ferdinando II scelse per il suo regno la neutralità, una sostanziale neutralità, senza pendere troppo né da Metternich, anzi, tutto sommato si avvicinò più forse a Napoleone III, insomma. E questo era cambiata un pochettino la situazione rispetto ai primi anni immediatamente successivi al congresso di Vienna. E dimmi una cosa, no, vabbè, però rimane sei fino a, perché poi dopo passeremo a Francesco perché lui ha neutralità, però non volle dare, ci fu comunque una specie, poi ne parleremo dopo. Sì. Volevo chiederti una cosa, dal tuo punto, siccome molti rimproverano a Ferdinando l'isolamento, in politica estera dice che ha sbagliato tutto, invece penso di capire da queste tue prime parole che invece la politica di Ferdinando II ai tuoi apprezzamenti, o mi sbaglio, di neutralità, secondo te è fatto bene o... Ma sì, sostanzialmente sì, il fatto è che era molto legato, allora ogni cosa va vista nel suo contesto e nei suoi tempi. Allora,
Tutti gli storici sono concordi anche a dire che il ruolo giocato da Ferdinando II e dall'ambasciatore Antonini a Parigi mantennero viva l'importanza, appunto, sullo scenario geopolitico europeo del tempo del Regno delle Due Sicilie, e quindi che aveva un ruolo centrale sullo scacchiere europeo. E questo già è un fatto che dimostra che avevano fatto le scelte giuste. Va visto nel contesto, nel senso che la prima guerra d'indipendenza il Piemonte l'aveva persa, e quindi in qualche modo mantenere una politica di neutralità sembrava la cosa più saggia in quegli anni. E dopo, chiaramente, come sappiamo, dopo la guerra di Crimea e dopo il convegno di Plombières, che poi un pochettino lo scenario si modifica. E poi anche questo contesto era legato appunto alla forte personalità che aveva Ferdinando II. Purtroppo la storia non è solamente, cioè purtroppo, grazie al cielo da una parte, la storia non è solamente, è fatta anche di interessi economici e tutto, però poi è legata anche a delle personalità. Oggi, se sentiamo i commentatori in televisione, tutti lamentano l'assenza di una personalità come la Merkel, per esempio, no? Per cui non ci sono solamente gli interessi economici, ma ci sono anche le figure, le grandi figure come quella di Ferdinando II che fanno la storia. Quindi in quel momento il Regno delle Due Sicilie aveva un re, questo re contava sullo scenario internazionale e nessuno in qualche modo pensava a rovesciare il trono borbonico. Quindi tu mi dici che Ferdinando II era una persona molto in vista e soprattutto molto importante in Europa, quindi era molto rispettato e stimato, non soltanto perché mandava le pastiere a Pasqua, le pastiere a tutte le corti, ma perché aveva anche una capacità importante nel fare il suo mestiere. Perché Ma qua, chi certo. senti, il qualunquismo identitario, molte volte l'identitario che poi ligano sempre con molta facilità l'isolamento di Ferdinando, l'isolamento di qua. Invece tu mi dici che effettivamente era un uomo di grande spessore ed era un gigante nel panorama europeo, pur avendo un piccolo regno. Sì, un piccolo regno che però aveva, come sappiamo, 7 secoli di storia, che pure questa è una cosa che conta. Nel senso che comunque una tradizione autentica, non improvvisata, è una forza economica, una forza politica. Ecco, la figura dell'ambasciatore Antonini e di quelli come lui, e anche negli altri settori dello Stato, dimostra che lo Stato, il Regno delle Due Sicilie, era uno Stato che funzionava, con delle strutture statuali, con delle leggi e con degli uomini che le mettevano in atto. Quindi questo dimostra che praticamente esisteva, non era uno stato fantoccio oppure uno stato privo di personalità, ma era uno stato che aveva personalità. È chiaro che se avesse avuto l'iniziativa, non lo so, come avrebbe dovuto prendere l'iniziativa dal meridione, come forse avevano anche pensato, magari più che altro forse Francesco I, cioè il padre, nel 1821 in particolare, di unificare l'Italia, perché questo poi di questo si tratta, cioè se non dall'isolamento, l'alternativa all'isolamento era quello di entrare in una confederazione e tutto, però poi bisognava vedere che i compromessi che questo comportava, cioè se ci fosse, però la storia non si fa con i se, insomma. Se ci fossero stati i presupposti per una confederazione italiana come quella che aveva spiegato Gioberti con il Papa sotto con uno schieramento tutto sommato che aveva il baricentro nella Chiesa Cattolica, era un conto, ma un risorgimento italiano ispirato da ideologie che erano contrarie, insomma, Dal pensiero gnostico massonico. Era è chiaro soprattutto, è stato che soprattutto un movimento anticattolico quello risorgimentale. Era un prezzo troppo alto da pagare, cioè bisogna considerare questo, insomma, perché comunque l'ideologia che spingeva i mazziniani, anche i ceti liberali, gli uomini, quelli liberali italiani, o meglio democratici, come tanti pure erano del Regno delle Due Sicilie, erano quelli, insomma, erano
quelli che derivavano dalla carboneria e che poi sfociavano nella massoneria e poi insomma in seguito Ma diciamo che lo nel stesso campo democratico. Giuseppe Verdi compose una piccola opera, una sinfonia dedicata a Ferdinando II, che lui veramente voleva fare una federazione. È ovvio che le tradizioni italiane erano quelle, fare un po' come l'Inghilterra, avere il Papa che era una specie di che stava al di sopra, nel rispetto delle tradizioni italiane. Ma poi saltò, perché sappiamo benissimo perché saltò. Il primo a farlo saltare fu proprio il Regno di Sardegna. Inutile che stiamo a discutere. Forse il più grande errore che ha fatto, secondo me, Ferdinando II è che, nel rispetto della tradizione del Regno di Napoli, perché, come diceva sempre il professor Di Mieri, praticamente per 7 secoli tu andavi in giro per il mondo e dicevi da dove vieni, vengo dal regno, si sapeva già che era il Regno di Napoli, quindi non c'era bisogno di dire altro. E che, secondo il mio modestissimo parere, noi, nel rispetto di questa tradizione, non eravamo guerrafondai. Quindi, se lui avesse pensato ad armarsi come si deve, quindi con l'attitudine del cesarismo, forse avremmo avuto un'altra nazione. Non lo so, tu che pensi? Beh, certo, perché chiaramente poi avere un esercito efficiente significa anche aumentare le tasse e magari investire in denaro appunto nell'esercito, nell'armamento, nell'addestramento degli uomini e quant'altro, cosa che nel regno delle Due Sicilie non accadde in quegli anni e magari, anzi, forse alcuni il denaro che venne investito, ricordiamo, magari anche per le prime tratti di ferrovia e anche forse Per nella marina. la Prego? nascente industria, no? Perché poi noi in Italia abbiamo sempre. Industria, sì, esatto. Quindi, insomma, per opere di pace e di sviluppo e quindi per questo che non è per questo che poi quando invece viceversa che poi è quello che è accaduto. Viceversa, lo Stato, il Regno di Sardegna si indebitò moltissimo proprio per avere un esercito efficiente per combattere le guerre. Beh, diciamo che poi il Regno delle Due Sicilie fece soprattutto un esercito, poi faceva di 900.000 persone, un'unità, non da poco. Era più che altro il problema degli armamenti, perché poi si preoccupò soprattutto di fare un esercito molto più specializzato in azioni di polizia, quindi di controllo interno, più che di espansione. Purtroppo la storia insegna questo: con le nazioni, se non hai l'indole guerrafondaia, tu sei destinato a sparire. Ma poi un'altra cosa, Ferdinando credo che abbia fatto: la natura antropologica del popolo napoletano non è mai stata guerrafondaia, quindi chi mandava in guerra? Gente che non era portata. Infatti, studiando pure il professor De Antonellis e altre cose, ci siamo sempre resi conto che, io personalmente sono reso conto che, il popolo napoletano, comunque italiano, non è un popolo di guerrieri, però ha avuto i guerriglieri e i guerrieri migliori, perché facevano i corpi, era un vando i corpi speciali che facevano. Lo stesso la cavalleria, infatti Napoleone chiamava la cavalleria napoletana i cavalieri bianchi, i diavoli bianchi, perché avevamo i corpi veramente importanti. Però a livello di esercito, di leva, noi non eravamo proprio abituati a fare la guerra. Abbiamo pagato pure nella prima guerra mondiale, ma soprattutto nella seconda. La nostra natura è quella. Luciano, dimmi una cosa, ma poi Antonini è solo operato in Francia? No, no, abbiamo detto che praticamente possiamo ripercorrere brevemente Sì. la sua carriera. Dunque, fu segretario di ambasciata a Parigi già nel 1827, poi nel 1828 lavorò in Brasile dove allacciò per primi i rapporti con il Brasile e seppe comprendere la situazione che era caratterizzata in quel periodo in Brasile tra i contrasti tra il partito portoghese e quello isolazionista. Poi nel 1830 si recò appunto a Madrid e poi nel 1833 a Berlino dove si adoperò per sostenere la causa carlista, come abbiamo accennato. E quindi fu ministro plenipotenziario in Prussia dal 1833
al 1849 circa. Nel 1849 fu per un breve periodo anche a Vienna e poi finalmente nel 1849 si recò a Parigi. Diciamo quindi che lui ha iniziato con Francesco, ha iniziato con Francesco I. Sì, ha iniziato, beh, diciamo che proprio la carriera diplomatica l'aveva iniziata con Ferdinando I nel 1822, però era un ufficiale di prima classe, insomma. Poi sì, l'imprimo incarico a Parigi ce l'aveva avuto con Francesco I. E quindi, quindi è andato pure in Brasile, quindi, lui avevo, quindi la sua capacità era anche frutto di un'esperienza incredibile, che aveva una visione universale della politica. Eh sì, insomma, ha fatto Brasile, allora Parigi, Brasile, Madrid, Berlino e poi ritornato a Parigi, vabbè, tranne una breve parentesi a Vienna, insomma. Quindi conosceva tutto l'Europa, dalla Spagna appunto alla Prussia, che conosceva benissimo, e a Parigi, dove era stato comunque per alcuni anni anche in gioventù. E poi conosceva benissimo anche tutto, praticamente tutto quello che era accaduto, perché appunto la famiglia era stata coinvolta nel 1799, lui era un adolescente. La restaurazione l'aveva vissuta da giovane nel 1815, appunto nel 1816 il Papa l'aveva fatto patrizio romano. E aveva vissuto i modi nel 1821, perché comunque Antrodogo, dove c'è stata la battaglia, è vicino al suo paese di origine. Il fratello, un altro dei fratelli, era uno dei direttori del Ministero dell'Interno. La cugina di Emilia Antonini era sposata con il marchese del Carretto, che era il ministro della polizia, il potente ministro della polizia borbonico. Quindi, insomma, conosceva sia lo scenario internazionale che quello nazionale. Era, che ti posso dire, un monumento a livello politico e, cioè, a 360 gradi, quindi altro che provincialismo. Quindi, un personaggio veramente grosso. Strano che non si sia mai studiato a fondo, non si è mai studiato a fondo se non per se non per qualche addetto ai lavori, perché veramente è stato un personaggio di grandissimo spessore. Sì, io Forse. credo che il periodo più difficile insomma, che poi come ha superato è anche significativo della sua capacità, è qua, nel 1856, dopo appunto il convegno di Parigi nel 1856, in realtà Ferdinando II interruppe i rapporti diplomatici con la Francia e per alcuni anni, per 3 anni, Antonini stette a Bruxelles. Poi morì Ferdinando II e salì al trono Francesco I, e si parlava del congresso europeo che doveva risistemare anche la situazione italiana. Antonini tornò a Parigi e fu ben accolto di nuovo da Napoleone III, e insomma che lo aveva in gran conto, appunto. Perché era stato il governo di Napoli, appunto, il primo che l'aveva riconosciuto come imperatore. Quindi era proprio un tradizionalista identitario a 360 gradi, perché praticamente mi dicevi, che andò anche in Spagna con i carlisti. Perché noi abbiamo, tra i nostri spettatori, abbiamo anche dei carlisti che ci No, lui seguono. sostenne la causa carlista, sì, era stato a Madrid. Prima insomma, intorno al 1830, dove il suo incarico a Madrid era stato quello di convincere Ferdinando VII a revocare la prammatica che designava Isabella alla successione. Però questo incarico di fatto fallì. Subito dopo, nel 1833, andò in Prussia, a Berlino, e lì si adoperò per la causa carlista, appoggiando, insomma, che i carlisti negli ambienti diplomatici europei. Ah, ecco, quindi lui praticamente cioè, fece pure l'ambasciatore per i carlisti. Sì, beh, diciamo che chiaramente anche Ferdinando II era a favore dei carlisti, quindi Sì, insomma, certamente, questo era un però ulteriore.
Però avere una figura politica come ambasciatore che facciamo è una cosa che ci rende felici, perché con i giovani abbiamo scoperto, scopriremo che praticamente Cialdini andava in Spagna a combattere con i liberali, mentre il nostro Antonini andava a perorare la causa carlista. È una E certo, differenza non ma da poi sono, poco. Eh? diciamo, sono le strade diverse insomma, di quei due schieramenti che si sono affrontati lungo tutto il XIX secolo, insomma. Uno scontro di civiltà iniziato con Uno la scontro, rivoluzione francese e col 99, in effetti. sì. Poi un piccolo pettegolezzo, ma Antonini aveva anche problemi di udito, non mi sbaglio. Sì, quello faceva finta di averceli perché praticamente usava questo cornetto per farsi ripetere le cose. E per questo sono aneddoti che racconta Acton. E era una malizia che usava per farsi ripetere le cose, per far faceva finta di non capire, insomma, di cadere un po' dalle nuvole, di giocare, insomma, un po' sottotono in maniera in maniera un pochettino da riuscire a intendere meglio, le mosse anche degli avversari, insomma, o degli alleati. E quindi questo era un trucco che usava, quello di portare il cornetto e di far finta di non sentire quando gli si parlava, insomma, un po' di distacco, una forma per non mostrare troppo interesse anche a quello che sentiva, insomma. Diciamo un ingenuo trucco tipicamente napoletano, insomma, Sì, sappiamo. sì. Non è... Senti, ma poi la questione, io ho letto in quel libro che mi hai dato, che praticamente Napoleone III gli disse quando c'era Francesco II di portare il suo esercito nelle Marche a protezione del Papa, che forse non avrebbe perso il regno. Cioè, com'è sta storia, secondo te? Sì, Spiegaci meglio. appunto, nel 1859 Emilio Antonini torna a Parigi e Napoleone III lo accoglie. Si profila, diciamo, sullo scenario la possibilità di fare un congresso europeo per risolvere e per trattare anche la questione italiana, cosa che poi appunto il congresso europeo non si terrà mai. Però Napoleone III consiglia ad Antonini, e Antonini a sua volta lo riferì a Francesco II, di venire appunto a difesa del Papa, quindi non per invadere lo Stato Pontificio, ma intervenire a difesa del Papa in via preliminare, un pochettino consigliò di anticipare le mosse del Regno di Sardegna e di giocare un ruolo nell'Italia centrale, occupando le Marche e l'Umbria come armata italiana e nazionale a difesa dello Stato Pontificio. Questo fu l'invito francese. L'invito francese poi era anche teso a dire a Francesco II di sposare in qualche modo la causa italiana. Qui stiamo parlando dell'estate del 1859, diciamo come periodo. Però perché Francesco II rifiuta? Perché praticamente per fede, perché la reverenza per le somme chiavi di San Pietro, per un re cattolico come lui, che è ultra cattolico, insomma, è praticante, era tale che mai avrebbe posato un passo in quella direzione senza il permesso esplicito di Pio IX e del cardinale Antonelli. E quindi Francesco II, proprio in virtù della sua fede, qui si può vedere come un re che non distingue tra etica e politica, insomma, come aveva invece a suo tempo insegnato o consigliato Machiavelli, non accolse il consiglio di Napoleone III. Scusami, Luciano, ma lui lo disse ad Antonelli, al Papa, di poter fare questa cosa, o non disse nulla? Fammi capire. Cioè, No, lui no, andava non lì disse per... nulla. No, no, non disse nulla. Non disse, non, non prende, ascoltò quello che gli riferì Antonini, chiaramente per lettera, che a sua volta aveva avuto dei colloqui con Napoleone III, ma non venne proprio accolta. E Francesco II continuò a tenersi sulla linea del concetto ferdinandeo della completa indipendenza del regno.
perché appunto questo possiamo anche, cioè, da una parte può essere vista come isolamento del regno, da una parte la politica ferdinandea e poi quella che alla fine scelse di fare anche Francesco II era quella della indipendenza del regno. E quindi Vabbè, ma insomma. il suo esercito l'avrebbe messo a difesa del Papa, scusami, che non andava mica contro Però le si vede, non ha, non, può darsi, bisognerebbe anche qui studiare, tu hai accennato al fatto delle carenze degli studi, può darsi che bisogna vedere se ci furono degli, che cosa fece il ministro Napolitano a Roma in quel tempo, se magari ci furono dei contatti in questo senso, perché poi, cioè, un conto è quello che Antonini e Napoleone III dicevano da Parigi, un conto era poi Francesco II come lo attuava. Appunto a Napoli e a Roma, però non si conoscono, cioè, diciamo che è molto probabile. Francesco II non ci pensò se fu tentato, ma non ci pensò mai a fare questa mossa. E forse fu anche bloccato, nel senso che se per farla avrebbe dovuto farla per forza in accordo con Pio IX Senti, o su richiesta di Pio IX. vabbè, dici tu, se non ci sono documenti, studi su questa cosa qui, bisognerebbe andare a capire se il Pio IX fu informato di questa, Eh sì. di questo pensiero napoleonico. E secondo te, se l'avesse fatto, avremmo perso il regno? Beh, Francesco questo II, può se avesse essere, come fatto, appunto, non è non lo la so, storia. infatti, io infatti sto dicendo una tua opinione, non ho detto altro. Lo so perfettamente, Beh, diciamo posso che permettermi di chiedere un'opinione a in uno un quadro di storico? geopolitica possiamo valutare le motivazioni che avevano portato Napoleone III a fare questo suggerimento, cioè che per conservare le due Sicilie, per conservare il regno delle due Sicilie, bisognava fare in modo che questo regno avesse ancora un qualche interesse europeo ed era necessario perciò entrare decisamente nel gioco con maggiore spregiudicatezza e quindi avere un ruolo che equilibrasse quello che stava e che facesse un pochettino da contraltare a quello che stava facendo il Piemonte in quel periodo, insomma. E quindi chiaramente passare a questa iniziativa sarebbe stata avrebbe in qualche modo posto la questione dell'esistenza e della conservazione del Regno delle Due Sicilie, senz'altro. E anche avrebbe magari. Questa è la valutazione geopolitica che fece Napoleone III. Napoleone III era il difensore dello Stato Pontificio e degli interessi cattolici in Europa in quel periodo storico, perché aveva interesse a conservare la base cattolica che lo sosteneva in Francia. E Francesco II avrebbe dovuto puntare su questo, fare un pochettino di più su questa scelta di campo, avere il coraggio di fare perno e di fare leva su questo elemento. Posso dire la mia opinione, Luciano, se mi Sì, beh, permetti? prego. No, tanto sono opinioni queste, insomma, però non è che è facile, col senno del poi è facile, ma puntare Ma all'indipendenza sì, senz'altro. forse sì, col senno di, come diceva Napoleone, i sei masoni, i patrimoni dei, vabbè, punti, C, puntini, puntini. Invece, secondo il mio modesto parere, perché da quando ho letto quei passaggi, grazie a te, è un tarlo fisso. Secondo me, invece, il regno non l'avremmo perso per due motivi principali. Primo, avrebbe avuto un ruolo diverso nel quadro geopolitico, non belligerante, ma certamente di protettore della Santa Sede. E seconda cosa, non sarebbe mai passato di lì Vittorio Emanuele Cialdini e il suo esercito, perché c'era quello napoletano. Perfetto, sì. Beh, A ma livello proprio bisogna ma infatti anticipare le mosse a volte in politica, sì, quindi. il problema è che non lo so se l'avesse fatto il padre, forse il padre sì, non lo so, perché comunque andava al di fuori della neutralità, però non è che andavano, come dire, usando i termini attuali si potrebbe dire che andavano a fare una missione di pace.
La Costituzione italiana oggi prevede che tu non puoi andare a fare guerra, però dietro la parvenza di azione di pace porti eserciti in tutto il mondo. Forse se lui avesse, soprattutto nelle Marche, avesse messo lì una parte dell'esercito a difesa del Papa, con l'appoggio di Napoleone III, anche l'Inghilterra stava in difficoltà. Non è che l'avrebbe fatto facilmente quello che ha fatto, secondo te? Sì, diciamo che Machiavelli insegna che in politica bisogna fare le scelte di campo decise. Allora, se il Risorgimento è stato un movimento anticattolico, come lo è stato, allora bisognava in quel momento fare una scelta a difesa del cattolicesimo che non fosse solo di stampo difensivo, ma offensivo, in qualche modo. E quindi sì, entrare nello Stato Pontificio chiaramente Francesco II d'accordo col Papa, quindi questo avrebbe potuto aiutarlo senz'altro, perché avrebbe stretto intorno a sé ancora di più tutti quelli che insomma tenevano pure alla figura del Papa e alla fede cattolica, insomma. E purtroppo poi c'è un altro aspetto, se vogliamo appunto fare delle considerazioni a posteriori, che le battaglie di retroguardia si perdono, molto spesso si perdono, e quando vieni attaccato, come poi è avvenuto l'anno seguente, qui stiamo parlando del 1859, quando poi vieni attaccato, che è stata alla fine una battaglia di retroguardia, di ritirata totale, questo infatti si è perso con onore, magari in alcuni casi, ma comunque si è perso. E poi c'è stato l'altro errore pure, perché non è solo questo il consiglio che diede Napoleone III e anche Antonini, Napoleone III disse che in qualche modo, arrivato a quel punto, bisognava accontentare l'idea nazionale, e quindi forse era quella di imporsi al capo del movimento cattolico e fare l'Italia da un punto di vista cattolico. Perché? E fare solamente le concessioni interne, come è stato nel caso della Costituzione, separate da quella, cioè separate dall'idea nazionale, per se stesse non avrebbero avuto scopo, perché nessuno accettava la Costituzione, diciamo, svincolata dall'ideale unitario, insomma. Forse bisognava usare di si poteva usare di più, ma siccome ripeto, il seno del poi adesso si è tutti bravi Vabbè, a però Napoleone tavolino, parlando III, al computer, ma no, Napoleone III, però sai, questo è tutto da vedere, perché poi Napoleone III aveva le sue aderenze con Cavour, perché Cavour non avrebbe mai permesso una federazione italiana di tipo svizzero-inglese col Papa, e che sarebbero venuti meno i piani e la visione, i piani dei piemontesi che volevano allargare il Piemonte. Certo, certo, E ma ma anche appunto. ma andrebbero sarebbero andati a cozzare anche con la visione inglese, che era Ma un po' certo, ma il complicato. fatto che Cavour e gli inglesi avrebbero dovuto preoccuparsi è, diciamo, ragionando, una dimostrazione che la scelta sarebbe stata quella giusta, perché il regno delle due Sicilie avrebbe avuto una funzione. Quindi, se avessero seguito queste cose, che, come ripeto, diciamo che sono quelle che scrisse Antonini da Parigi in quel periodo. Ma Antonini pensava a uno stato unitario di tipo, cioè lui come vedeva la questione napoletana? Anche lui pensava che doveva fare un'unità d'Italia, un'unione oppure una federazione oppure rimanere così. Per me doveva rimanere lo stato napoletano e il centro-nord se sarebbe fatta l'Italia. Lui, No. questa è la mia opinione, ma lui invece Sull'Italia era no, non qualcosa si di diverso. espresse mai, anzi le riteneva un sogno utopistico, insomma, ma specialmente si riferiva però alle idee liberali, appunto ai sommovimenti carbonari, queste cose le riteneva dei sogni. Il suo interesse puntava alla conservazione della corona del Borbonica e al regno delle due Sicilie. Questo era il suo obiettivo. Per questo, con questo obiettivo, aveva in qualche modo condiviso l'opinione di Napoleone III, cioè se nel 1859, per conservare il regno delle due Sicilie e il trono di Napoli, convenisse o meno prendere un
Diciamo che forse poteva, comunque la storia sarebbe andata diversamente se Francesco II avesse accettato di entrare nel territorio del Papa e difendere la causa papalina, perché comunque ci sarebbe stato uno scontro, sarebbe andata, forse avremmo perso il regno in maniera diversa, non lo so, Beh, non certo che credo si che. arrivava allo scontro, perché è chiaro che Cavour non sarebbe stato d'accordo, però, come ripeto, il fatto che Cavour non fosse d'accordo era la dimostrazione che era la scelta giusta, no? E infatti, poi, Penso. ma anche perché sarebbe dovuto intervenire comunque Napoleone se Cavour voleva ostacolare la scelta di Francesco Ma certo, di proteggere. quest'azione fatta, è chiaro che bisognava avere una protezione internazionale, se un'azione del genere doveva essere supportata dalla protezione francese. Bene. Invece, non avendo preso l'iniziativa, fu il Piemonte quello che prese gli accordi con la Francia, no? Sì, Cioè, purtroppo, infatti. arrivati a un certo punto, la politica, mentre, come abbiamo detto prima, subito dopo la prima guerra d'indipendenza, appunto, facendo geopolitica sempre a posteriori, magari geopolitica da due soldi, ma Vabbè, insomma, ma noi questo è se no. quello, un commento. Aveva un senso ed era stata la scelta giusta quella di puntare all'indipendenza, alla neutralità e tutto quanto. Una volta che la situazione era cambiata dopo il congresso di Parigi e dopo la guerra in Crimea, il convegno di Plombières, che non poteva non sapere o conoscere gli effetti e le conseguenze, lì bisognava intervenire, insomma, perché appunto si è continuati a giocare di retroguardia quando insomma la situazione invece si muoveva intorno. Quindi diciamo che avrebbe potuto recuperare il terreno perduto con la scelta di non andare in Crimea, però se loro avevano la neutralità e non volevano avere rapporti di rapporti con la Russia e con l'Austria, perché doveva dare. Cioè, quasi, noi abbiamo sempre condannato gli italiani, come diceva Churchill, che inizia la guerra da una parte e la finiscono dall'altra, gli italiani. Cioè, mentre invece. Abbiamo avuto Ferdinando II che non ha voluto fare questa cosa, quindi è stata una persona corretta e senza tradire nessuno, no, invece era isolazionista. Qui Sì, poi ma ripeto, anche Francesco II andiamo nel probabilmente non l'ha qualunquismo. fatto per la sua, diciamo, fede e anche per il Papa, insomma, proprio per non offendere Roma. Però vabbè, comunque è Quindi. andata così. E poi Antonini, una cosa c'è da dire, ma se ne parla poco. Io invece credo che una cosa importante da dover considerare sono i due congressi di Zurigo, quello di luglio e quello di novembre. Perché a Zurigo Francesco II avevano fatto l'accordo che praticamente la ripartizione e la non belligeranza verso gli stati europei. L'accordo a un certo punto Cavour non lo firmò, all'improvviso non lo firmò perché se ne andò, secondo me sono gli inglesi che gli dissero di non firmare perché erano assenti a quel congresso. Antonini era presente oppure secondo te quel congresso non è stato, per me è stato decisivo quel congresso di Zurigo, quello di No, lui novembre. non c'era, non è andato a Zurigo, rimase a Perché? Parigi e seguì anche Napoleone III a Fontainebleau, ma non andò a Zurigo, Perché non di quel partecipò. congresso di novembre di Zurigo se ne parla molto poco, ma lì pure si è perso il regno, perché praticamente là avevano fatto l'accordo di un trattato che grandiva tutti gli stati europei di non belligeranza tra di loro, ma all'ultimo momento non firmò Cavour, i piemontesi non firmarono. Sì. Quindi quello se ne parla molto poco di quel congresso, che secondo me è molto importante a livello di Plombier, però questa è sempre un'opinione personale che rimane che ha il tempo che trova, però è mia Comunque, personale. che cosa è successo poi? A parte lui, Emilio Antonini nel 1860 aveva 73 anni, quindi era effettivamente avanti degli Parliamo, sì. anni e nonostante questo era rimasto fino a quel punto. Il 25 giugno del 1860, come sappiamo, Francesco concede la Costituzione. Il giorno dopo, il marchese Emilio Antonini, che nel frattempo era stato fatto marchese, fece domanda per il ritiro, perché scrisse al nipote che stava all'Aquila: ora dipende l'esistenza della dinastia dal buon volere dei liberali e del Piemonte. E quindi, in pratica, diciamo che criticò l'agire di Francesco II, cioè il fatto che non aveva preso una decisione, insomma, non l'aveva condiviso. Era avanti con gli anni, si ritirò. Questo non vuol dire
tradì, perché, come magari poi lo possiamo vedere in seguito, rimase fedele ai Borboni, sia lui che la sua famiglia. Però diciamo che capì che il regno era destinato alla fine, perché proprio il 26 giugno del 1860 scrive che l'esistenza della dinastia dipendeva dal buon volere dei liberali e del Piemonte, quindi un intuito diplomatico, insomma, un intuito è una prova veramente del suo intuito, ecco. Della E sua poi visione e della sua genialità pure. esistenza della dinastia poi invece dimostra quello che lui il suo obiettivo era conservare il regno delle due Sicilie, la dinastia borbonica. Aveva Va bene. 73 anni e si ritirò, insomma, ormai il suo ruolo l'aveva esaurito, anche perché non era rimasto in quell'anno tra il 1859 e il 1860, di fatto rimase inascoltato, insomma. Senti, Magari anche facendo bisogna vedere poi chi c'era a Napoli, che magari che si consigliava con Francesco II, vabbè, la giovane età del monarca, tante ma poi cose. lui era il monarca, era un grand'uomo, c'è pure la beatificazione, però si sta cercando di farlo diventare santo, quindi questo fa capire che in un momento così di transizione, così importante, tumultuoso per l'Europa, Francesco II forse Diciamo che non... non era un politico, No, probabilmente. era... Forse era un politico, un tattico, perché lui capì, Francesco II capì che senza l'Europa non poteva fare nulla, però a due o tre passaggi secondo me, poteva fare in modo diverso. Gli voglio troppo bene per dire che quello che poteva fare, ma lo spessore dello statista non ce l'aveva. Forse come politico sì, ma a questo punto lo statista lo era Emidio Antonini, che era un ambasciatore. Ma d'altronde se stava nelle grazie Ferdinando II, un motivo c'era. E facendo un piccolo pettegolezzo prima di chiudere su Emilio Antonini, visto che Cristina Trivulzio di Belgioioso meritò le attenzioni di Napoleone III nel modo in cui sappiamo, mentre invece Emilio Antonini non ebbe bisogno di fare nulla per il suo spessore. Le due differenze, no? Beh, sì, certo. E Quindi beh, poi, come abbiamo detto, in questo giocava anche il fatto del prestigio, perché quelle sono cose che contano, di essere patrizio romano rispetto a Napoleone III, che di fatto, da un punto di vista, era un, diciamo, nipote di un padre, sì, una famiglia notabile, ma insomma era un parvenu in quel senso, vabbè. mentre invece uno che si presentava come patrizio romano certamente aveva un peso. Io l'altra cosa che volevo dire è che comunque gli Antonini, Emilio rimase a Parigi e poi è sepolto attualmente nella chiesa di Trinità dei Monti a Roma, con un monumento funerario dello scultore Lucchetti, dove è raffigurato appunto anche con le insegne borboniche, con la fascia di San Gennaro e con le onorificenze che gli diede Ferdinando II. Quindi Quindi lui era anche cavaliere di proprio San Gennaro. morto. Lui era cavaliere di San Gennaro. Sì. Quindi anche nella raffigurazione post mortem ci tenne a evidenziare la sua fedeltà alla dinastia. Nel Ma gennaio del 61, quando ci fu la spedizione di Luvarà e di Giacomo Giorgi nell'Abruzzo, nel Cicolano anche, il Palazzo di Pace divenne per un periodo di tempo il quartier generale delle masse realiste, legittimiste, e nei mesi la gente degli Antonini a Pace, che era un sacerdote abruzzese, Don Onofrio del Nunzio, fu per alcuni mesi veramente perseguitato dalla magistratura unitaria, perché che interrogò diverse persone chiedendo appunto tutto quello che aveva fatto la gente degli Antonini a Pace in quel periodo, se in qualche modo avesse cospirato e avesse agito a favore della reazione. E anche Don Onofrio del Nunzio, questa gente degli Antonini, ebbe anche un ruolo nel fallito plebiscito dell'ottobre del 1860. E una volta invece caduta Gaeta, quando vennero poi le truppe unitarie nel Cicolano che lo occuparono di fatto,
per 2 mesi occuparono Pace e il Palazzo Antonini, Ah, che quindi. cercando espressamente carte, come scrissero, carte criminose, quasi che fosse un crimine difendere lo Stato al quale si apparteneva. Quindi, insomma, è la dimostrazione che magari non lo fecero in maniera, però è evidente che, come nel 1800, in periodo murattiano, avevano finanziato, insomma, Ferdinando il ritorno di Ferdinando a Napoli nel 1860-61, finanziarono e appoggiarono i tentativi delle spedizioni in Abruzzo dei Borbonici. Ah, ma dimmi che siamo quasi alla conclusione. Ma qual era la famiglia che invece era unitarista, risorgimentale, che si contrapponeva agli Antonini nel Nel Cingolano? nostro territorio erano i Morelli di Nece, però comunque erano come tante altre in Italia, insomma. No, no, era Morelli? Di Nece è la frazione. Ah, i Morelli è la Erano famiglia. Mazziniani, Garibaldini, e in quel periodo divenne sindaco di Pescarocchiano, segretario, comandavano la Guardia Nazionale, insomma, erano coloro che nel nostro territorio avevano sposato la causa unitaria e dell'unità d'Italia, insomma. Ma una cosa quindi che ho notato è che fin dall'inizio, fin dalla metà del Settecento, gli Antonini sono sempre state fedelissime alla corona, non hanno mai tradito, un po' la caratteristica pure della tua terra, del tuo Cingolano, che è stata fra le più fedeli alla corona borbonica, e la, no, Diciamo alla anche, causa napoletana poi. sì, una cosa che mi fa piacere pure sottolineare è l'ethos familiare. C'è un viaggiatore inglese, Keppel Craven, che nel 1843 fu ospite degli Antonini a Pace e descrive la famiglia, no? E ricordiamo, appunto, c'era un fratello che era un magistrato ecclesiastico a Roma, un altro che lavorava nel Ministero dell'Interno a Napoli, c'erano due che erano rimasti a Pace, e c'era Emilio Antonini che nel 1843 stava a Berlino. E quello che ed è importante questa testimonianza di questo viaggiatore inglese per l'ethos proprio familiare che contraddistingueva gli Antonini e tante altre famiglie abruzzesi e napoletane come loro. E lo possiamo leggere, dice: essi erano ambedue scapoli, qua si riferisce ai fratelli Antonini che stavano a Pace e avevano superato la gioventù, ma gli altri fratelli erano sposati e stabiliti in qualche altro posto. E avevano lasciato la loro parte di patrimonio di amministrare al delegato da me menzionato che regolarmente trasmetteva a loro la rendita che produceva. Simili esempi di famiglie unite con fiducia si incontrano in quasi tutte le parti del regno e spesso sono testimoniate dallo spettacolo di vari membri sposati o di generazioni dello stesso ceppo. Cioè, diciamo, la frase molto bella, ecco, questo poi dice: nello stesso tempo depongono a favore della naturale disposizione e temperamento di quelli che ad essa rimangono con poco sforzo legati e conseguentemente con tanta soddisfazione. Credo che la cosa molto significativa sia questo esempio: famiglie unite con fiducia si incontrano in quasi tutte le parti del regno. Quindi, insomma, dà il senso un po' di una famiglia cattolica, no? Proprio. Cattolica tradizionale napoletana. Sì. Quindi poi come lui quando muore poi Emilio? Muore nel 1862 a Parigi e viene appunto poi sepolto a Sì. Roma, come ho detto, E alla poi chiesa di la famiglia Antonini continua dopo con l'Unità d'Italia come viene trattata? Viene insomma Diciamo che c'è irrispettata un oppure ritiro, c'è un ri questo la, c'è un si rifugia Diciamo che si rifugia nella Chiesa, nella fede cattolica. Il nipote di Emilio per 2 anni fu consigliere provinciale, ma poi sostanzialmente si ritirò dalla scena politica. Fondò un asilo perché gli erano morti 2 figli a Pace. Ed è importante considerare che il monumento funerario dei 2 zii, in uno c'è scritto appunto che era ambasciatore. In un altro che era capitano delle milizie, cioè Raimondo, che era il capitano appunto del 1799, degli insorgenti del 1799, invece per lui sceglie, per Francesco,
la definizione di padre e marito, quindi c'è un rifugio nella vita privata da parte degli Antonini e che continuano poi ad essere, facciano parte di quello che si può dire l'aristocrazia nera di Roma, no? L'aristocrazia nera fedele al Papa che dell'Italia liberale. Quindi diciamo che gli Antonini hanno dimostrato anche loro di essere degli sconfitti, ma non dei perdenti, quindi Eh a testa alta, sì, a testa alta senza hanno rinnegare il vissuto. passato, rimanendo fedeli alla loro terra, alla loro nazione, alla loro famiglia, alla loro identità, alla loro fede. Che cosa Sì, rimane oggi degli Antonini a Pace, a Pescherocchiano? purtroppo la famiglia si, diciamo, il titolo adesso è ereditato di Marchesi di Grotti e di Durano dalla famiglia Cappelli, perché prende questo nipote di Emilio che si chiama Francesca, ha avuto 5 figlie femmine. E quindi e nessuna di loro ha preso poi il cognome Antonini, quindi rimane invece il titolo di Marchese Grotti e Turano nella famiglia Cappelli di San Demetrio. Ho capito. Ma il diario di Antonini che mi dicevi prima è stato pubblicato, si può trovare, si può Sì, è leggere. stato Come pubblicato da De Cesare nel libro La fine di un regno, è uno degli allegati Ah, e, dell'appendice. no, e non si trova adesso, dobbiamo aspettare che scrivi tu qualcosa? No, beh, io posso, io come ho Ce lo detto puoi prima, beh, recuperare, puoi fare in modo di recuperarcelo. vabbè, il libro La fine di un regno è un libro che Sì, penso sul perfetto. mercato dell'usato sicuramente si trova. Sì, Comunque, non si trova anche ma è solo quella parte di Antonini, no? Non è stato sì, è pubblicato solo. solo quella parte, dico, un diario, cioè come appendice, è stato soltanto come appendice col testo, insomma. E Sì. tu allora dobbiamo aspettare che fai tu qualcosa per Eh Antonini? beh, io adesso inizio, magari possiamo divulgare in maniera migliore il profilo storico della famiglia Antonini, che appunto per ora è compresa in questa pubblicazione locale, insomma, ma comunque si può estrapolare. E poi si può fare un ulteriore studio sul biennio 1859-1860 e se poi 61 è quello che accadde, insomma. Focalizzando l'attenzione appunto sugli Antonini, sul Cicolano, anche sullo scenario internazionale. Va bene, Luciano, io sono emozionato. Ci hai tratteggiato la figura di un insorgente, di un identitario, un napoletano, di un monumento del Regno delle Due Sicilie, un monumento del Cicolano. Tanto io sono un tifoso, sono un missionario del mio regno, quindi lo posso anche dire. Ma effettivamente è stato veramente un personaggio di altissimo spessore, di un livello importante. Se Napoleone III lo aveva preso tra le sue grazie, vuol dire che aveva intuito non perché soltanto il patriziato, perché aveva le qualità come il suo zio, come il suo illustre antenato, aveva visto il ruffo, infradiavolo delle persone che erano al suo pari, insomma. E io ti ringrazio a nome di tutti i nostri spettatori, a nome mio personale, perché ci hai veramente regalato un'ora di grandissima storia. Ti dico già che dovremmo fare qualcos'altro su Gasbarrone, dove la tua conoscenza, il tuo patrimonio di conoscenza è così importante che parlare del Cicolano è parlare del regno. Quindi ti disturberemo Va altre bene. volte. Ti avevo fatto una premessa, siccome è un mantra, non posso adesso, alla fine di questa chiacchierata, far passare quel famoso video di Eugenio Scalfari ed Umberto Eco, dove praticamente parla che l'Italia doveva essere fatta dai Borbone, non poteva essere non messa alla fine di poteva non essere messo alla fine di questa chiacchierata parlando di Mini Antonini. Io ti ringrazio di cuore, Luciano. Spero che sei stato bene come siamo stati noi e veramente ti abbraccio. Ci vediamo presto. Grazie a te e un saluto a tutti gli amici. Buona serata. L'Italia è sempre rimasta in qualche modo uguale a se stessa, pur nelle drammatizzazioni e nelle tragedie, insomma. Ecco, ma c'è perché? Uno poi alla fine si chiede per che cosa è che ci rende così diversi. Secondo me c'è un fiume carsico che spesso, per lunghe fasi, scorre sottoterra, ma c'è sempre, scorre sottoterra, ma poi viene fuori.
da prima ancora dell'unità d'Italia. Viene fuori, cioè, in qualche modo c'è sempre stato, insomma, non, è un paese il quale detesta lo Stato, perché lo Stato in Italia, lo Stato è stata, specie all'inizio, non è stata l'unità, è stata l'occupazione che il Piemonte ha fatto del paese. Il Regno di Napoli a quel punto era molto più ricco e potente del Piemonte. Quindi sarebbe stato tutto diverso se fosse stato il Regno di Napoli a occupare l'Italia. Invece è stato il Piemonte. E il Piemonte con mentalità savoiarda, se pensiamo che Cavour parlava francese, quando parlava, la lingua corrente, parlava francese. Quindi, allora, è stato conquistato. Lo Stato, gli italiani l'hanno detestato.